Io sono stato inserito un po' di corsa sul tema. Mi accenni cortesemente l'obiettivo? Allora, l'obiettivo è questo. Fare tanti soldi e vivere felici. Questo magari. Questo è l'obiettivo generale. Quello più specifico è fare una presentazione di OpenStack che serva principalmente ai commerciali in questa fase e che possa comunque essere di interesse anche per i tecnici. Rimandiamo poi i tecnici ad un secondo incontro che ci sarà di interesse previsto per metà dicembre, ma in questa fase intanto volevo che ci fossero persone commerciali perché bisogna innanzitutto conoscere il prodotto per poterlo poi, diciamo, piazzare, ok? E quindi la presentazione mostrerà quello che c'è qui in agenda, quindi che cosa è OpenStack e cosa non è, un overview rapida dell'architettura, senza annoiare nessuno possibilmente, spero. E poi vediamo innanzitutto come si colloca OpenStack nella community open source. Poi vediamo quali sono i casi di utilizzo, alcuni casi di utilizzo possibili, in modo da orientarci, che cosa ci si fa con OpenStack, e infine qualche appunto su mercato, cosa potrebbe essere di interesse per il mercato. Chiaramente, non essendo persona esperta di mercato, ho fatto alcune ipotesi che poi sono felice, sarei felice di poter commentare con voi nella sezione domande. Allora, che cosa è OpenStack? È una piattaforma che serve per creare delle cloud private o pubbliche. E una delle sue caratteristiche più interessanti è che ha una scalabilità massiva, cioè è possibile utilizzarlo con piccoli scenari di deployment o giganteschi, quindi andando dalla piccola aziendina che vende soluzioni OpenStack fino ad arrivare alla China Mobile, che è il caso più eclatante. Anzi, quello più eclatante in termini di macchine è il caso del CERN di Ginevra, che ha qualcosa come 27.000 core nel proprio data center. Ecco, funziona bene in tutti e due, in tutti i casi estremi. Ok, ma che cosa fa? Beh, serve per gestire delle infrastrutture IT e quindi risorse di computazione, quali? Le solite, CPU, RAM, disco, risorse di rete. Tutto quello che è infrastruttura IT viene gestito da OpenStack. È interessante che sotto OpenStack possono starci delle macchine virtuali di diversi hypervisor, non solo uno, dei container che sono ancora più astratti delle macchine virtuali, in quanto i container, per esempio, non hanno il kernel, quindi sono delle macchine virtuali ancora più leggere delle macchine virtuali. Addirittura è possibile gestire bare metal, cioè proprio macchine fisiche, quindi macchine fisiche, macchine virtuali o container, di tutti i tipi, macchine fisiche di qualunque hardware, macchine virtuali di qualunque hypervisor e container, diciamo, di un tipo particolare, che è LXD. Che cosa invece non è OpenStack? Non è un hypervisor, anzi, come abbiamo detto, ne supporta tanti di hypervisor. Non è un sostituto di VMware, è di più. Certamente va rilevato che sta facendo le scarpe a VMware, però non è tecnicamente un sostituto di VMware, la quale invece, per esempio, utilizza il suo hypervisor e fornisce risorse, diciamo, infrastrutturali IT, punto. OpenStack fa qualcosa in più. Non è una singola distribuzione, infatti OpenStack è disponibile con distribuzioni Linux le più varie. Quelle più famose sono la Red Hat, la SUSE,
la Ubuntu e la Mirantis. Mirantis in realtà non ha una distribuzione propria, utilizza la Ubuntu Community customizzata. Ok, quindi queste sono le distribuzioni più diffuse, ma esistono anche altre, per esempio esiste anche una distribuzione Debian. Quelle che vi ho citato sono però quelle commerciali e quindi quelle che hanno, diciamo, delle licenze che non sono delle vere e proprie licenze come al solito, ma sono dei servizi offerti attraverso quella distribuzione e quindi sono dei servizi a pagamento di supporto, di assistenza. Comunque, OpenStack non è neanche una piattaforma di rete o una piattaforma di storage. Quindi, immaginando di avere delle risorse astratte, cioè computazione, rete e storage, che sono quindi raffigurate come delle risorse virtuali rispetto a quelle reali dell'hardware standard che sta sotto, noi possiamo attraverso OpenStack interagire in modo semplice con queste risorse, possiamo utilizzare una dashboard che è molto comoda perché ci consente con il mouse di tirare su le macchine, tirare su le risorse anche di rete, i dischi, tutto, ma possiamo anche interagirci attraverso linea di comando. Notare che i vari componenti di OpenStack colloquiano tra di loro attraverso delle API standard e anche esternamente è possibile richiamarli con delle API standard. Quindi la dashboard di OpenStack mette a disposizione dell'utente il maggior numero di funzionalità, ma ce ne sono alcune che sono attivabili attraverso la command line oppure attraverso un altro software che si può scrivere alla bisogna e che utilizza le API. Ok. E notare anche che OpenStack in realtà è un ecosistema, cioè si compone di tanti progetti. Sono più di 60 i progetti attualmente attivi nell'ecosistema di OpenStack. Tra questi, 6 sono proprio servizi core, irrinunciabili, che quindi sono un object storage, cioè, per dirla semplicemente, il Dropbox della situazione, Swift. Poi c'è un identity manager che si chiama Keystone, che, come dice diciamo, la sua descrizione, serve per autorizzare e fare accounting degli utenti. Poi c'è la parte Nova, che è la parte compute ed è la parte più diciamo, utilizzata, chiaramente, perché è quella che estrae le risorse computazionali. C'è Neutron che si occupa della rete e quindi noi possiamo definire delle reti astraendoci dalla topologia fisica che c'è sotto, quindi si parla anche di software defined networking, cioè un networking definito a livello software. Definisco delle regole a livello software e poi poco importa, c'è trasparenza rispetto a quello che sta avvenendo effettivamente sotto, sui cavi, sugli switch e quant'altro. Poi c'è Cinder, che è il block storage, quindi che è il disco fisico, a differenza dell'object storage dove io ci posso mettere i file stile Dropbox, con Cinder invece ho solamente lo spazio vuoto con un file system che posso scegliere. Infine c'è Glance, che è il servizio di immagini, ovvero quando devo tirare sulle macchine virtuali devo dargli anche una installazione di sistema operativo. Ecco, queste sono delle immagini che vengono conservate all'interno di Glance e che io posso richiamare. Per esempio, voglio installare una macchina con Debian? Prenderò l'immagine di Debian. Ci voglio mettere Windows? Prenderò l'immagine di Windows. Dentro Glance posso andare a caricare le immagini di sistema operativo o prendendole quelle che esistono e sono a disposizione, oppure anche mettendone di mie, quindi le posso installare e mettercele dentro. Oppure ancora, posso avere una macchina che sta già funzionando, è già in operazione, diciamo in produzione, faccio una snapshot di questa macchina, come si dice, cioè prendo un'istantanea di questa macchina e la piazzo dentro Glance. Dopodiché sarà richiamabile. Ci sono molti altri servizi, abbiamo detto sono più di 60, qui sotto ce ne sono citati alcuni, c'è per esempio la dashboard Horizon di cui abbiamo già parlato, che non è un servizio core, ma certamente
è quasi indispensabile. Ci sono poi servizi che fanno database, messaging, telemetria e quindi Sailometer che serve per fare il billing all'utente finale. Infatti, attraverso OpenStack io posso fornire queste risorse a fronte di denaro e per calcolare qual è il costo delle risorse devo poi sapere l'utente che cosa ha utilizzato, quante macchine ha tirato su, quanta RAM ha consumato, quanta banda ha consumato, per quale periodo, eccetera, eccetera. Quindi devo fargli un report attraverso questo Sailometer di tutte le cose che ha utilizzato. Ok, in questa slide vedete semplicemente qual è il tasso di adozione e di maturità dei servizi, dei sei servizi core. Come vedete Nova è utilizzato praticamente sempre, e quello meno utilizzato è Swift, cioè l'object storage, e gli altri hanno un tasso di utilizzo che è intermedio fra i due. Infatti tutti questi pezzi sono modularmente attivabili, non è necessario attivarli tutti, se ne possono attivare alcuni e le decisioni possono anche successivamente essere modificate. Questa è l'architettura logica di OpenStack, la classica slide che si mette per impaurire diciamo gli ascoltatori, ma serve solo a dire che è molto complesso, come si può vedere. Veniamo alla parte che riguarda la community open source. Quando nasce OpenStack? Luglio del 2010, è un'iniziativa di Rackspace e di NASA. E poi dopo si è costituita una fondazione, la OpenStack Foundation, a settembre 2012, che raccoglie al suo interno una serie di sponsor. Ci sono i Platinum Members, che vedete alla sinistra, i Golden Members che sono alla destra, e poi molti altri membri che finanziano questa fondazione. In totale più di 500 compagnie al momento fanno parte di questa fondazione. Abbiamo detto che con OpenStack ci si fanno delle cloud private o delle cloud pubbliche. Ecco alcuni esempi di cloud private e cloud pubbliche. Notare che quando parliamo di cloud private stiamo parlando di installazioni che avvengono all'interno di una singola compagnia e quindi sono tirate su, diciamo, per gli scopi dell'organizzazione. Possono poi diventare pubbliche quando si decide di offrire a clienti i servizi di Infrastructure as a Service. Vediamo adesso un po' di trend di Google per capire quanto è importante OpenStack. Queste le ho fatte recentemente, queste rilevazioni. Come vedete nel mondo delle piattaforme open, OpenStack ormai ha staccato le altre e quindi diciamo, è rimasto il punto di riferimento per quanto riguarda l'open source per questo tipo di piattaforme. Facendo invece un confronto con piattaforme analoghe del mondo closed, vince su tutte, ma ancora non ha scavalcato VMware, vSphere, anche se il trend, come vedete, è quello. Notare che VMware partecipa regolarmente alle attività della fondazione OpenStack, finanzia, viene con gli stand ai summit, questo ci dice qualcosa. È open nel senso che ha una licenza, open source, la Apache License 2.0, il design è aperto, chiunque può contribuirvi e infatti durante i summit e tra un summit e l'altro utilizzando gli strumenti di comunicazione a distanza, in molti tra utenti, sviluppatori fanno progettazione di OpenStack, si fa anche sviluppo di OpenStack in modo pubblico, il codice sorgente è disponibile e la comunità è aperta è possibile partecipare con degli strumenti molto semplici per segnalare i bug, siano anche semplici sviste all'interno della documentazione. OpenStack viene rilasciato con un ciclo serrato come Ubuntu, ogni 6 mesi. Questo mette parecchio in difficoltà chi deve star dietro ai rilasci, perché mentre Ubuntu diciamo, riguarda il computer personale,
di ognuno di noi, e quindi riguardo, al massimo si butta via una giornata di lavoro, nel peggiore dei casi, per fare degli aggiornamenti di Ubuntu. Nel caso di OpenStack non è esattamente così. Immaginate di averlo in un data center con migliaia di macchine fisiche, dover fare un aggiornamento ogni 6 mesi, insomma, forse si arriva in tempo a farlo entro la prossima release. L'attuale release si chiama Newton, che è uscita il 6 ottobre, potete vedere i nomi delle altre, Mitaka, Liberty, Kilo, le ultime, e le future, Okada, Pike, Queens. I contributi suddivisi per compagnia, nelle ultime release, quindi Mitaka è la penultima, Newton è l'ultima, Yokata è quella che verrà. Come vedete c'è una buona partecipazione di varie compagnie che contribuiscono con lo sviluppo di codice a OpenStack, è una buona partecipazione se la confrontiamo con altri progetti. Ci sono quelle che fanno la parte del leone, chiaramente, che in questo caso sono HP e Mirantis, come vedete che insieme hanno quasi la metà di tutti i contributi che si danno allo sviluppo del codice, però c'è una buona biodiversità. Bene, veniamo alla parte in cui parliamo di che cosa ci si può fare con OpenStack. Abbiamo detto che ci si fanno delle cloud private o delle cloud pubbliche. Nel caso delle cloud private si inizia dal ferro e si arriva su nella pila fino all'applicazione, e quindi passando attraverso, diciamo, tutte le varie risorse fisiche che poi vengono virtualizzate, e poi dopo sopra ci si mette un sistema operativo sul quale poi ci si mettono le applicazioni e dati. Nel caso delle public clouds, cioè nel caso in cui io offro servizi all'utente finale, posso avere queste tre modalità: infrastructure as a service, platform as a service o software as a service. E come vedete da questa slide, nel caso si va, diciamo, rispettivamente da una fornitura di sistema operativo sul quale poi il cliente potrà installare, anzi, da una fornitura di macchina sul quale il cliente può installare anche il sistema operativo e poi dopo le applicazioni e i dati, a un platform as a service in cui invece si dà direttamente il sistema operativo e alcuni servizi di middleware, come si diceva un tempo, e qui il customer quindi si può concentrare sulla sua applicazione e sui suoi dati, trovando già tutto pronto sulla piattaforma. Oppure il software as a service, c'è solo provider, non c'è customer, nel senso che qui si tratta di servizi all'utente finale. Servizi di Google, per esempio Gmail è un software as a service. Allora, vediamo un po' più nello specifico. Questi sono 5 esempi di quello che ci si può fare. Per esempio, ci si possono fare siti web che scalano su e giù dinamicamente e al volo. Quindi si realizza quella che si chiama alta affidabilità. E questa è la cosa più importante. È il motivo per cui le infrastrutture IT devono poter essere gestite in modo automatico, perché è necessario nell'economia moderna, che va tutta sul web o su applicazioni mobile, è necessario che l'infrastruttura IT reagisca rapidamente laddove c'è una necessità. Non è più consentito un approccio artigianale all'infrastruttura IT. Può servire poi per costruire applicazioni software as a service e quindi offrire un'applicazione finale diciamo all'utente finale, oppure può servire, magari se già sto offrendo un'applicazione software as a service e voglio ristrutturare il modo in cui gestisco l'infrastruttura che sta sotto. Può servire banalmente per fare diciamo infrastructure as a service, quindi risorse self service on demand, e questo sarebbe il modo in cui funziona per esempio Amazon. Oggi chi non si attrezza con una private cloud ricorre ad Amazon tipicamente, perché offre dei servizi molto comodi, molto ben fatti, quindi fornisce risorse di infrastrutture IT tutto sommato anche a prezzi decenti, però ovviamente lo fa sulla propria infrastruttura di public cloud.
In realtà, nonostante si possa pensare che sia più costoso attrezzarsi con una private cloud piuttosto che ricorrere ad Amazon, a conti fatti, alcuni studi hanno dimostrato che ci può essere un risparmio dal 30 al 50% dei costi aziendali che si sostengono pagando ad Amazon quello che occorre. E quindi non è del tutto peregrina l'idea di fare un investimento per farsi una propria private cloud a livello aziendale e poi non pagare più Amazon, ma utilizzare internamente i servizi. Ad ogni modo, questi servizi, una volta che uno se l'è fatta, oltre a servire a se stesso e ai propri clienti, può avere anche altri clienti, che sono quelli che invece di andare da Amazon vengono da te perché magari fai i prezzi più bassi. E quindi in realtà non è del tutto, diciamo, peregrina l'ipotesi di costruirsi una private cloud. Anche perché poi ci si possono creare degli ambienti di testing piuttosto versatili. Infine ci sono anche quelli nel mondo della ricerca che ci fanno super computing. E quindi abbiamo già citato il CERN di Ginevra, ce ne sono molti altri che utilizzano OpenStack per gestire le proprie infrastrutture IT. Da una ricerca del 2015, fatta diciamo che sul private cloud, è emerso quello che segue. Sono stati sentiti 813 professionisti senior dell'IT che lavorano in compagnie che hanno più di 250 dipendenti, quindi compagnie insomma grandi, non grandissime ma grandi. Ebbene, 90% di questi hanno già implementato soluzioni private cloud. 91% hanno tra i piani di fare un'installazione di private cloud, quindi questo già ci dice che uno c'era già, però l'idea di migrare a qualcos'altro c'è, in particolare se si migra ad OpenStack tendenzialmente, dato il successo che sta avendo questa piattaforma. Il 65% diciamo, ha trovato difficile implementare una private cloud con OpenStack, e questo insomma, ci dice anche qualcosa sul fatto che sia necessario fornire molti servizi a chi vuol fare questi tentativi e magari internamente non ha le risorse e le competenze per farlo. L'88% diciamo tra 5 anni intende migrare, diciamo, entro 5 anni intende migrare alla containerizzazione la propria cloud infrastructure. Questo è un altro dato anche da approfondire. Quando si parla di OpenStack in genere si parla di macchine virtuali, ma come abbiamo visto OpenStack gestisce benissimo anche i container. Ebbene, un ulteriore trend che si sta ormai imponendo a livello mondiale è quello di utilizzare molto i container o addirittura i web container, i famosi Docker container. Ecco, questo cambierà l'IT, lo cambierà senz'altro. Vedete, l'88% pensa che nei prossimi 5 anni le proprie applicazioni, quindi il proprio workload, quello che sta già in produzione, prima o poi passerà ai container, perché è un modo molto più razionale, automatico e facile da gestire di mettere online le proprie applicazioni. E il 93% pensa che l'infrastructure as a service sia il futuro dei data center. Ecco, questi sono alcuni dati. Ora, perché però uno dovrebbe scegliere OpenStack? Beh, molte cose noi già le conosciamo, non vogliamo il lock-in che comunque si ha con Amazon Web Services, con Google Compute Engine, con Microsoft Azure, c'è un lock-in. Va detto che OpenStack nasce per offrire API standard e in particolare API che funzionano bene con Amazon. Infatti in questo campo, nel campo delle public cloud, Amazon è in assoluto il leader e le API che Amazon ha da moltissimi anni, loro hanno cominciato già dai primi anni 2000, quindi hanno un enorme vantaggio sugli altri, sono uno standard de facto. Quindi è stato ovvio per OpenStack ai suoi inizi considerare le API Amazon all'interno, diciamo, come compatibilità con le proprie API. E quindi questo è vero anche oggi, però si segnala anche una cosa, che Amazon fa un po' un gioco sporco, come è prevedibile, e quindi
ha un ciclo di aggiornamento di queste API che spesso mettono in difficoltà chi poi deve andare ad aggiornarle su OpenStack. Quindi prima o poi verranno deprecate. Al momento sono diciamo, compatibili, ma prima o poi verranno deprecate, proprio perché se non c'è interesse da parte di Amazon a condividere, non si vede perché OpenStack debba continuamente rincorrere uno standard de facto, quando OpenStack stessa può offrire da qui a qualche anno garanzia di essere standard de facto. Poi, data privacy, o privacy che dir si voglia, è evidente che consegnare i propri dati a un provider è sempre scomodo e lo è in particolare per particolari tipi di applicazioni e quindi qualora un cliente avesse bisogno di una soluzione diciamo particolarmente privacy aware, OpenStack è la scelta che farà. Inoltre, e questo anche è molto interessante per i commerciali, scegliere OpenStack non significa chiudersi all'interno di un mondo chiuso. Al contrario, OpenStack è molto aperto, sia sotto, come abbiamo visto, con gli hypervisor, con i diversi tipi di hardware, che sono tutti supportati da driver, ma sia anche sopra, cioè se è possibile fare ambienti multi-cloud, e quindi misti, per esempio Amazon Web Services, OpenStack, si può fare, si possono fare tante cloud OpenStack, cloud miste, OpenStack, Amazon, Google, quant'altro, e quindi si fa quello che si chiama hybrid cloud. Molti dicono che hybrid cloud sarà il futuro della cloud perché insomma sono in tanti i player e piuttosto che competere, avere una piattaforma che li può abbracciare tutti come OpenStack è una cosa positiva. Infine si può risparmiare sui costi di licenza, questo viene messo per ultimo perché come sappiamo è un aspetto dell'open source, ma non è certamente il principale. E ovviamente, al solito, uno può anche prendere la Ubuntu Community di OpenStack e poi deve avere però persone che la tengano su e la manutengano e facciano bug reporting, eccetera, eccetera. Se invece non vuol far questo, prende la distribuzione di Canonical a pagamento e ci avrà un servizio di assistenza. Ok, che cosa possiamo vendere ai clienti? Ecco, veniamo nella parte di più di mercato. Possiamo vendere sicuramente consulenze e formazione. In questa fase, una fase in cui l'Italia è molto più indietro di altri paesi su questo fronte, è evidente che la prima cosa che riusciremo a vendere saranno consulenze e formazione. Quindi io suggerirei di concentrarci su questo per il 2017. Consulenze che non dovrebbero tardare ad essere richieste. Già vengono richieste, vi segnalo un dato. Sono stato a Firenze alla OpsCon, che è un ritrovo annuale di chi fa DevOps. Ebbene, c'erano presenti 40 persone, veramente miserrima come partecipazione. Gli organizzatori, infatti, erano molto tristi per questo. Quindi, in realtà cioè, non siamo ancora pronti evidentemente per questo salto, però in quella circostanza c'erano persone che chiedevano consulenze e io per fortuna avevo appresso dei business card. Questo per dire che è difficile trovare qualcuno in Italia che sappia di queste cose, quindi teniamolo presente. E poi dopo verranno le migrazioni perché già qualcuno ha cominciato a farle. Ci sono data center che funzionano con VMware, che vorrebbero essere migrati ad OpenStack, e la migrazione è una cosa molto, molto complessa. È più complessa la migrazione dell'installazione da zero, del deployment da zero. Poi ci saranno i deployment, quindi da zero appunto. Volendo, uno può anche pensare di offrire ai propri clienti proprio hosting direttamente, quindi se davvero ci dotiamo di una private cloud, beh, perché non offrire spazio, macchine, risorse direttamente noi all'utente finale, che può essere il nostro cliente che già abbiamo e che magari abbiamo parcheggiato su Amazon perché ci faceva comodo, ma può essere anche un cliente che non abbiamo e che vuole avere quello che gli dà Amazon ad un prezzo più basso con garanzie di privacy maggiori. In generale, noi quello che possiamo dire ai clienti è che diciamo, il loro workload, cioè
le loro applicazioni in produzione, che macinano ogni giorno, ogni secondo macinano, il loro workload va gestito e quindi per gestirlo bene ci vuole sotto un'infrastruttura IT che sia ben gestita. Non si può più come dire, ricorrere ai sistemisti che improvvisano di volta in volta una soluzione, bravissimi, ma sono bravissimi artigiani. Nel mondo che corre invece c'è bisogno di automazione e quindi si dovrebbe andare verso questo. Allora, quali sono alcune consulenze che si possono offrire? Quello che si chiama architetto cloud, quindi si può fare formazione e mentoring all'organizzazione, si possono gestire le migrazioni, si possono implementare dei deployment da zero completamente automatici, si possono scegliere i cloud tools più appropriati per un'azienda e si possono anche installare. Ecco, queste sono consulenze come architetto cloud. Oppure si può costruire una private cloud per un cliente e si può andare dalla fase di pre-studio fino alla fase implementativa in produzione. Chiaramente questa è un'attività molto complessa. Oppure si può offrire al cliente l'automazione delle proprie pipeline di deployment, che significa chi fa system integration, chi fa sviluppo, si organizza internamente, organizza la propria squadra di sviluppo in modo da sviluppare nuove feature delle proprie applicazioni, poi provarle, testarle, infine rilasciarle e metterle in produzione. Tutta la catena può essere automatizzata e questo significa DevOps, questa buzzword che sicuramente abbiamo tutti già sentito. Significa quindi avere un approccio in cui lo sviluppatore fa il suo mestiere e l'operatore può servire allo sviluppatore attraverso semplici strumenti di continuous integration e continuous delivery. Quindi non deve occuparsi lo sviluppatore di che cosa succede dopo che ha fatto un rilascio, dopo che ha mandato avanti lo sviluppo. Non deve preoccuparsi dell'integrazione, perché mentre sviluppa in automatico c'è testing, in automatico c'è integrazione con il resto del sistema, in automatico c'è la delivery, cioè quando poi è tutto pronto, ha superato i test e sembra funzionare, si può semplicemente dare un colpo di click e in automatico la release viene fatta. Tutto questo è una pipeline di deployment che può essere automatizzata e si risparmiano un sacco di soldi automatizzarla in questo modo. Ebbene, potremmo offrire ai nostri clienti, veniamo da voi e vi rendiamo le cose più facili, anche se questo in genere è sempre qualcosa di delicato da offrire a un cliente, no? E infine si può offrire anche l'automazione per le loro applicazioni, quindi non per lo sviluppo di applicazioni, ma per le loro applicazioni. E come si può fare? Beh, possiamo consigliargli dei tool, possiamo consigliargli dei procedimenti che automatizzano le loro applicazioni. E sia che queste applicazioni siano deployate on-premise che off-premise, sì, e quindi sia che siano poggiate su un'infrastruttura pubblica che loro pagano, quindi Amazon, oppure anche se sono poggiate su un'infrastruttura interna, quindi se hanno una private cloud. Ecco, queste sono un po' le consulenze che mi sono venute in mente che si possono offrire. Infine, vediamo anche chi è che sta andando verso il DevOps all'interno della rete Rios. So che lo sta facendo Larus, so che lo sta facendo JobBeyond, ci sono altri che sono in questo processo o che sono interessati a intraprenderlo. Che cosa possiamo fare insieme? Vi lascio con queste domande e adesso invece ascolterò le vostre domande.